Salve a tutti e bentornati sul mio canale Le Perle di Vale. Oggi voglio condividere con voi la prima collaborazione con un nuovo sito ed è www.modamerceria.it. Essendo la prima in assoluto, vi voglio far vedere quello che conteneva il mio pacco, per poi vi farò vedere la realizzazione di una borsa. Però mi fa piacere condividere con voi ora, in questo momento, il contenuto di tutto il mio pacco. Come prima cosa mi ha messo il cordino Thai Slim, e questo è sul grigio, è ogni rocca pesa mezzo chilo. Ne ho presi due perché non so quanto me ne serve per fare questa borsa. Poi col tempo mi saprò regolare, anche perché è logico che se facessi un punto basso tranquillo, quindi forse mi basterebbe uno, però essendo che voglio fare un punto un po' più elaborato, non lo so quanto me ne serve. Poi mi hanno mandato questo fondo per borsa, che è 30x10 ed è grigio, perché questo è un grigio chiaro, no, un grigio scuro, che a me piace molto. E mi hanno mandato anche la cerniera, che questa è lunga 30. Poi mi hanno messo la rete per irrigidire la borsa, però ancora non sono sicura di usarla, perché se quando faccio la borsa vedo che è abbastanza sostenuta, non la metto. Poi la userò per un altro tutorial, però questo lo vedo solo quando ho realizzato la borsa. Poi ho preso questo uncinetto ergonomico, che è un 3,5, forse andava bene anche il 4, perché io, avendo una mano un po' più stretta a volte, ma vado a volte strette, a volte larghe, comunque ho preso un 3,5. Poi mi hanno mandato questi aghi, che sono tirafettuccia, perché servirà per cucire la borsa. Se ho in questo caso dovrò cucire la cerniera, però io delle volte faccio anche le borse a pannello e questi servono molto, anzi sono essenziali. Poi piedini, io ho scelto di metterci i piedini perché a me non piacciono che le borse tocchino nella superficie dove le appoggiamo, perché per me si rovinano in fretta, quindi io metto i piedini in tutte. Poi ho questi ponticelli dove li metterò nei laterali, per poi attaccarci la nostra tracolla, che verrà inserita con questi moschettoni qua. Scusate, questi sono due uguali. E questo l'ho scelto perché voglio fare un portachiavi da attaccare alla borsa. Bene, questo è tutto il materiale che serve per realizzare una borsa, io che vi farò poi in un secondo momento. Per ora mi è fatto piacere condividere con voi, e se attivate la campanella avrete la notifica di quando metterò su la borsa. Se non avete fatto ancora l'iscrizione, iscrivetevi al mio canale e mettete un like se la mia condivisione vi è piaciuta e se vi piacciono i miei video, così almeno aiutate a sostenere il canale. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio per aver guardato il video, e ciao al prossimo video.